Con questa lezione inizia il nostro viaggio nella realizzazione di progetti con l'utilizzo della tecnologia Spring Boot. Per poter iniziare a sviluppare con questa interessantissima tecnologia, il primo passo naturalmente è quello di generare un nuovo progetto. Ora abbiamo diverse opzioni a nostra disposizione. La prima opzione è quella di utilizzare un tool di sviluppo come appunto lo Spring Tool Suite, la versione 4 in questo caso. Per poter creare un nuovo progetto Spring Boot sarà sufficiente cliccare su File, New, Project e all'interno delle opzioni a nostra disposizione scorriamo fino a trovare la cartelletta Spring Boot. A questo punto selezioniamo Spring Starter Project e clicchiamo su Next. Si aprirà questa schermata dove notiamo in cima a fianco del Service URL appare uno specifico indirizzo IP. Questo è molto importante perché è l'indirizzo IP di riferimento per la generazione dei progetti in Spring Boot. La seconda opzione che abbiamo a nostra disposizione, infatti, è quella di utilizzare esattamente questo sito. Diamoci una veloce occhiata. Eccoci qua. Questo è lo Spring Initializer, un sito web che ci permette di selezionare gli elementi, le caratteristiche del nostro progetto Spring Boot semplicemente selezionandolo. Come possiamo vedere, abbiamo la possibilità di scegliere la tipologia di progetto, Maven oppure Gradle, il linguaggio, dove possiamo scegliere tra Java, Kotlin, Ruby, e la versione dello Spring Boot, che alla data di esecuzione di questa lezione è la 2.1.4, naturalmente è in continua evoluzione, e poi naturalmente possiamo selezionare i metadata del nostro progetto, come il gruppo, l'artifact, il nome, la descrizione, il package e la tipologia di packaging tra jar e var. E questa, come vedremo, è una differenza molto specifica. E anche la versione del Java 8, 11 oppure 12. E naturalmente molte altre opzioni. Una volta che avremo finito di inserire le varie caratteristiche del nostro progetto Spring Boot, dovremo cliccare sul tasto Generate Project. Verrà scaricato un progetto impacchettato in un file zip e poi possiamo importarlo utilizzando qualsiasi editor a nostro piacimento. Ma in questa lezione noi utilizzeremo lo Spring Tool Suite e quindi le opzioni che ci mette a disposizione lo Spring Tool Suite. Diamo un'occhiata a quelle che sono gli elementi che possiamo e dobbiamo inserire per la realizzazione di un nuovo progetto in Spring Boot. Prima di tutto il nome del progetto. Trattandosi di un semplice test operativo, io inserirò semplicemente test Spring Boot. Dopodiché abbiamo la possibilità di scegliere la tipologia di progetto che stiamo creando. Nel mio caso sceglierò Maven, il packaging che possiamo distinguere tra jar e var. Ora, la differenza tra jar e var è molto importante. Ci ricorderemo nelle lezioni passate che i nostri progetti creati in Spring MVC erano basati sul var, WAR. Quando creiamo un progetto col WAR, dobbiamo per forza, per avviarlo, utilizzare un web server come il Tomcat. Con il packaging jar invece la situazione è completamente differente e questo è uno dei grandi vantaggi dello Spring Boot. Perché lo Spring Boot ha al suo interno anche un web server integrato. Si tratta di una versione più limitata del Tomcat. Ricordiamoci che possiamo anche scegliere il web server dello Spring Boot, però di base, di default, il web server è il Tomcat. Quindi, a tutti gli effetti, selezionando il packaging jar, stiamo creando un'applicazione completamente autonoma. Non abbiamo bisogno di un web server, non abbiamo bisogno di installarlo e non abbiamo bisogno di inserire i vari elementi. E questo è molto importante per la creazione di un'applicazione completamente autonoma. L'altra opzione a nostra disposizione è naturalmente la scelta del linguaggio. Io lascerò Java e la versione dello stesso. Per il momento selezioneremo la versione 8. Bene, adesso inseriamo i metadati, gli elementi che caratterizzeranno il nostro progetto. Come abbiamo già visto fare nelle altre lezioni, utilizzerò il gruppo Comet Sentrix WebApp. Se
segue il nome dell'artifact, che prende lo stesso valore del nome del progetto, in questo caso test Spring Boot, però avremmo potuto anche cambiare il nome dell'artifact, il numero della versione, che lasceremo 001 snapshot, la descrizione. Qua possiamo scrivere che si tratta semplicemente di un test operativo Spring Boot. E poi il package, che sarà lo stesso che abbiamo specificato in precedenza, ovvero com Xantrix Web App. Naturalmente voi potrete mettere quello che più vi aggrada, queste sono le mie impostazioni. Una volta finito l'inserimento di tutti gli elementi, clicchiamo su Next. Ed ecco che qui accediamo alla schermata più importante nella realizzazione dello Spring Boot, perché è in questa schermata che selezioneremo quelle che sono le caratteristiche che avrà la nostra applicazione. Prima di tutto la versione. Come abbiamo già detto, alla data di esecuzione di questo filmato, la versione più recente dello Spring Boot è la 2.1.4. Ciò non toglie che da adesso al futuro naturalmente ci saranno nuove versioni, e voi, vi consiglio, dovrete sempre scegliere l'ultima versione a disposizione, perché i tecnici che hanno creato questo splendido progetto continuano sempre ad evolverlo e a eliminare gli eventuali difetti. L'altro elemento, l'altra selezione che dobbiamo effettuare, rappresentano le caratteristiche che la nostra applicazione Spring Boot dovrà avere. Come si vede, sono suddivise in gruppi logici. Molto riguarda la tecnologia cloud, perché lo Spring Boot è estremamente orientato alla creazione di applicazioni per il cloud, però non solo, ricordiamoci, può essere anche utilizzato per la creazione di applicazioni locali. E poi altri elementi, come la possibilità di interfacciare la nostra applicazione Spring Boot su database NoSQL, come il Mongo, il Redis e molti molti altri. Il SQL, e qui possiamo accedere alle tecnologie come il JPA e naturalmente i principali database relazionali, MySQL, Postgres, SQL Server. Manca l'Oracle, perché bisogna aggiungere manualmente il driver, purtroppo è così. Naturalmente possiamo rendere la nostra applicazione sicura utilizzando le opzioni di sicurezza, selezionare il template. Quando abbiamo a che fare con un'applicazione Spring Boot e stiamo generando un'applicazione web, quindi tecnicamente un'applicazione Spring MVC, abbiamo la possibilità di scegliere diversi template engine, come il TimeLeaf, il FreeMaker e gli altri. Noi utilizzeremo il TimeLeaf, e questo, il primo baffetto, lo metteremo appunto sul TimeLeaf. Ma non è finita qui. Abbiamo anche, come si vede, la possibilità di scegliere quale sarà il ruolo della nostra applicazione Spring Boot. E qua metterò il baffetto sul web, perché questa sarà un'applicazione che creerà una web app. L'ultimo baffetto, l'ultima selezione, lo troveremo all'interno del gruppo Core. E come si vede, selezionerò il DevTool, e se avessi dovuto creare una classe di entity, il Lombok, ma per il momento non selezionerò ancora questa opzione. Il DevTool è un tool, come dice il nome, ci permette di modificare la nostra applicazione e di vedere in tempo reale tali modifiche senza dover ogni volta chiudere e riavviare lo Spring Boot. E quindi molto utile, vi consiglio sempre di inserirla tra le opzioni a nostra disposizione. Naturalmente non abbiamo solo la possibilità di andare a cercare le nostre dipendenze manualmente in ogni singolo gruppo, possiamo anche selezionarle in questo modo, ovvero inserendo la stringa sul campo, e come si vede tutto ciò che ha a che fare con web verrà visualizzato, verrà filtrato automaticamente. Questo è molto, molto simpatico e molto utile. Bene, adesso che abbiamo selezionato quelle che saranno le dipendenze di base della nostra applicazione Spring Boot, non ci resta da fare altro che cliccare su Finish ed attendere che il Spring Tool Suite generi il nostro primo progetto
Spring Boot. Naturalmente attendete fino a quando il sistema di importazione che vedete in basso a destra non ha concluso il suo lavoro. Una volta che avrà finito, potremo iniziare a dare un'occhiata alla struttura del nostro primo progetto Spring Boot.